innanzitutto l'iniziativa parte dall'idea di un ragazzo, un musicista, che nella duplice veste fa anche parte del comitato dei festeggiamenti della Madonna della Casa Santa. L'obiettivo è chiaramente quello di divulgare e diffondere la musica bandistica e di promuovere questo genere di gruppi. Le tre bande hanno eseguito ed eseguiranno repertorio musicale e tradizionale del gruppo stesso, dei gruppi stessi, quindi sono delle marce sinfoniche e delle marce militari. Poco fa ci siamo esibiti, ora siamo in attesa della conclusione della messa, ci sarà una breve sfilata e alla fine si concluderà con l'esecuzione di una marcia militare che abbiamo concordato e che faremo tutti assieme festosamente. Questo raduno avrà un seguito nei prossimi anni? Ma ce l'auguriamo, da parte nostra questo genere di iniziative sono sempre promosse e ben sostenute. Ci auguriamo che anche da parte dei vari comitati, anche delle istituzioni, perché in alcuni paesi questo genere di iniziative sono anche sostenute dalle istituzioni comunali, provinciali e anche regionali. Quindi, ci auguriamo che anche da parte di altre persone ci possano credere e darci una mano nel realizzare questo genere di manifestazioni. Iniziamo la festa della Madonna del Rosario, cara al quartiere della Casa Santa, ma anche che riesce a coinvolgere la fede mariana di tutto il popolo di Partinico. Abbiamo iniziato all'insegna della gioia, perché pensiamo che realmente oggi più che mai necessitiamo di una grinta, di una forza maggiore, e quando noi ci poniamo dinanzi al Signore, dinanzi alla Sua Mamma Santissima, la cosa che realmente più ci coinvolge è questa dimensione della serenità, della pace, ed è questa quella che noi vogliamo esprimere anche con il nostro essere così numerosi, chiedendo a Maria pace, serenità, soprattutto per le tante situazioni difficili che quotidianamente, non solo come cristiani, ma anche come società cristiana, siamo chiamati ad affrontare. Quindi, viva Maria e viva tutta la Casa Santa e il popolo È martinicese. previsto un fitto calendario di appuntamenti spirituali. Sì, sono tanti gli appuntamenti, non solo quelli spirituali, ma anche quelli culturali. Questo raduno bandistico rientra in quelli prettamente culturali. Però noi miriamo maggiormente nel creare armonia e nel creare comunione anche fra le varie realtà. Quindi un andare fuori la Chiesa, fuori le parrocchie. Il Papa ci invita proprio questo, ad evangelizzare, ad uscire fuori da quello che è la dimensione dell'essere sempre rinchiusi in qualche realtà che non ci permette di annunziare. Noi siamo qua proprio per annunziare e per donare gioia e serenità a chi incontriamo.